Modificare il regolamento comunale riguardante i riti civili per offrire una più ampia scelta di location ai futuri sposi. Sciacca punta a diventare una privilegiata destinazione turistica per matrimoni a fronte delle numerose richieste pervenute da parte di coppie che chiedono di celebrare il loro matrimonio in siti diversi da quello del Palazzo Municipale. L'iniziativa assunta dall'assessore Francesco Di Mino, che recepisce peraltro una proposta presentata nella precedente consiliatura dal consigliere Alessandro Curreri, ha questo obiettivo. L'obiettivo che il Comune vuole raggiungere, che quindi questa amministrazione vuole raggiungere, è quello di posizionarsi, diciamo, in questa nicchia di mercato, che è comunque una nicchia importantissima per l'espansione, perché diciamo, il turismo è legato ai matrimoni, quindi il cosiddetto wedding tourism è in assoluta crescita e quindi noi vogliamo, diciamo, inserirci in questa nicchia di mercato per fare in modo che tutta la città ne possa beneficiare, perché modificando, diciamo, questo regolamento e permettendo che vengono create altre case comunali anche in beni storici appartenenti a privati o beni di interesse anche artistico, di interesse turistico appartenenti a privati, noi tra virgolette facciamo in modo che i matrimoni possano essere celebrati anche fuori dalla casa comunale. Questo vuol dire che tutti gli operatori turistici della città, per esempio, possono diventare casa comunale e quindi far celebrare il matrimonio anche nei loro residence, nelle loro strutture alberghiere e così via. Il regolamento contempla anche il ritorno economico per l'ente comunale o per i privati che metterebbero a disposizione queste location? Allora, sicuramente c'è un ritorno economico per il comune, perché noi ogni matrimonio naturalmente avrà un prezzo differente in base, diciamo, alla distanza dalla casa comunale o anche dalle classi, diciamo, dalle stelle della struttura alberghiera, o diciamo, cerchiamo di capire, di trovare qualche altra classificazione anche per i beni storici. Quindi sicuramente avrà un ritorno, però il ritorno maggiore l'avrà la città, perché immagino fiorai, immagino servizi di ristorazione, immagino anche la nuova attività di wedding planner che potrebbe, diciamo, decollare, gellerie, quindi diciamo, si potrebbe creare un indotto enorme che sicuramente ne sarebbe da grandissimo beneficio per tutta la città. Al momento lei diceva bene, l'unica location utilizzata è il Palazzo Municipale, qualche matrimonio si è celebrato in realtà anche in passato all'ex convento San Francesco. Quali altri siti di notevole interesse di proprietà comunale potrebbero essere adibiti a tal fine? Sicuramente potremmo pensare benissimo una volta completati i lavori all'ex chiesa di Santa Margherita, potremmo pensare benissimo anche al Museo del Carnevale e poi sicuramente ci apriremo alla città e ai privati che vogliono comunque mettere a disposizione i loro beni per celebrare i matrimoni. Naturalmente ne avrà un ritorno sia al comune ma anche al privato. Quindi è sicuramente un'operazione dove win-to-win, dove tutti guadagnano e nessuno perde.